il mio auspicio, il mio sogno è che a breve ci possano stare due stati, Israele e Palestina, che possano vivere in pace, e la pace è anche sicurezza. Quindi questo ovviamente non è solo un sogno, ma è anche un impegno politico. È chiaro che un sindaco, un'amministrazione, da questo punto di vista apparentemente può poco, però Napoli è una città importante da un punto di vista geografico. Della striscia di Gaza ci siamo occupati diverse volte, sia come amministrazione, sia quando ero parlamentare europeo. È una situazione che conosco bene, che è veramente drammatica, in cui la striscia non passano nemmeno alimenti e medicinali. Colgo l'occasione per salutare l'amica e compagna Rosa Schiano, che si trova là da un po' di tempo in situazioni di difficoltà. Oggi è anche una giornata particolare, perché sono 30 anni dal massacro di Shabra e Shatila. L'altro giorno c'è stata la condanna all'ergastolo per chi ha interrotto la vita di Vittorio Arrigoni, al quale dedicheremo uno spazio importante nella nostra città. Poi viene in mente in questi giorni una frase che disse Yasser Arafat alle Nazioni Unite: io porto un ramo d'oliva, un ramo d'olivo e una pistola, facciate in modo che non mi cada da mano il ramo d'oliva. Credo che Napoli ha avuto nella storia la capacità di abbattere molte mura, sicuramente quella che considera la diversità un pericolo. Questa è una città in cui la diversità è una ricchezza, quindi io credo che l'impegno deve essere forte affinché tutti comprendano, soprattutto i governanti, che non si può più prescindere dalla costituzione di uno Stato palestinese. Questa è una delle più grandi vergogne del terzo millennio, e speriamo che il velivolo possa questa volta portare simboli di pace, aiuti concreti a quasi 2 milioni di nostri concittadini del mondo che vivono una situazione di forte sofferenza. Napoli, ultima tappa di un velivolo che parte dalla Svezia per raggiungere a Gaza, porta pace, porta alimenti, cibo, medicinali in un territorio martoriato, dove c'è l'occupazione delle forze israeliane, dove non si riesce nemmeno a far passare cibo e medicinali. Noi come amministrazione, io come sindaco, il Consiglio Comunale si è schierato affinché la Palestina sia stato al più presto e che ci possano stare due popoli e due stati confinanti che vivono in pace e in sicurezza. Noi siamo amici del popolo israeliano e siamo amici del popolo palestinese. Vogliamo due stati, lo Stato di Israele e lo Stato di Palestina. Napoli è una città di pace, vuole vivere questo desiderio che possa diventare realtà, due stati confinanti. Laddove non ci sono riusciti i governi, nemmeno Obama ci è riuscito, era uno dei suoi impegni all'inizio della campagna elettorale per lo Stato palestinese, è venuto il momento che in pace, con un grande movimento pacifico, il popolo palestinese e il popolo israeliano possano scrivere una pagina storica di questo tipo. È un grande sogno, speriamo che si possa realizzare. Noi siamo felici di ospitare la partenza qui a Napoli, di ospitare il 22 questo appuntamento alla Mostra d'Oltremare, che ha visto l'impegno generosamente di tanti gruppi musicali napoletani. Servirà a sensibilizzare la popolazione cittadina per ricordare quello che accade dal 2006 nella striscia di Gaza, dove praticamente vivono in una prigione a cielo aperto circa 1.700.000 palestinesi. Insomma, noi davvero vogliamo sostenere con convinzione, abbiamo patrocinato questa iniziativa perché vorremmo che anche a nome della città portaste un messaggio di pace. La Freedom Flottiglia, diciamo, è la tua terza missione. Come tutti sappiamo, il triste epilogo della prima missione, che vide l'attacco da parte di Israele delle navi Marmara, che causò 9 morti e più di 50 feriti, di cui uno ancora oggi, diciamo, in coma. La seconda missione non riuscì a partire perché le barche furono bloccate nei porti greci, dopodiché attraverso, diciamo, un escamotage del diritto internazionale, che, diciamo, bloccò le navi per un tipo di legge che si utilizza solamente
nei conflitti bellici. Di conseguenza le varie inchieste, diciamo, dell'ONU su questa che fu la decisione del governo greco non hanno mai avuto una risposta, e i vari governi che hanno, diciamo, chiesto spiegazioni in merito a questa decisione non hanno mai ricevuto una risposta nel merito della decisione del governo greco. Fondamentalmente lo scopo è quello di raccogliere fondi per sostenere sì la missione Ship to Gaza, ma anche per raccogliere una serie di aiuti umanitari che saranno portati nella striscia di Gaza, che da anni vive una situazione di embargo da parte di Israele. Vivere nella striscia di Gaza non è facile, perché ormai si vive solo di veri e propri sussidi umanitari, perché non è possibile più avere un lavoro a Gaza, e soprattutto non è più possibile coltivare la propria terra e uscire a pescare, come quelli che sono, diciamo, i principali lavori in questi territori. Ma per la società civile quello che sta accadendo a Gaza è un vero e proprio regime d'apartheid. Ormai i palestinesi si sono chiusi in piccoli territori di striscia di Gaza, della striscia di Gaza, e soprattutto non è più possibile vivere con dignità. Nel momento in cui non ci sono, non sono garantiti i principali diritti, che quelli che sono terra, lavoro, diritti alla mobilità, che come sappiamo sono fondamentali per la vita di ogni popolo.